qualità. Sì, è stata una partita molto bloccata sotto la... Beh, Ronaldo sicuramente non potrà essere al massimo della condizione, ma per un giocatore... Siamo così ad otto angoli. Ed è Ronaldo pronto ad entrare? Forse ha anticipato un po' i tempi Marcello Lippi, considerando che torna a calcare il prato verde dei campi da gioco e lo fa qui allo Stadio Olimpico di Roma. Piede. Intanto servito proprio Ronaldo. Sì, mi sembra che la Lazio abbia scelto un atteggiamento molto prudente, ha tenuto le due linee dei quattro centrocampisti e dei quattro difensori molto serrate, ma molto vicino alla propria area, appunto con il disegno che conduce 2-1. Rivediamo intanto il gioco di gambe di poco fa di Ronaldo, che poi in effetti ha servito un pallone. Ronaldo, buona la finta, Gottardi su di lui, pallone forse uscito, ancora Ronaldo, Couto lo chiude, c'è fallo e c'è, attenzione, cartellino giallo per Fernando Couto, che fa doppi tra i giocatori, però lo svantaggio è che si difende molto lontano dalla porta avversaria, quindi ogni volta che si riconquista la palla c'è bisogno di corse molto lunghe e soprattutto in conclusione alla destra di Ballotta con qualche pensiero per il portiere. Intanto attenzione a Ronaldo che può puntare alla difesa avversaria e scivola. Attenzione, si è fatto male, è davvero incredibile, un giocatore che rientra dopo così tanto tempo, si è visto subito che si poteva trattare di un infortunio pesante. Vediamo che addirittura i giocatori della Lazio hanno chiamato in causa i sanitari e Lippi certo non può essere contento. No, anche perché mi è sembrato un movimento molto molto strano e anche pericoloso, una rotazione del ginocchio. Ecco, vedete che si è accartocciato su se stesso, si è fatto sicuramente male appoggiando la gamba e questa è sicuramente una brutta notizia per Marcello Lippi, che dopo neanche una decina di minuti di gioco e 5 mesi di astinenza per Ronaldo deve probabilmente rinunciare chissà per quanto ancora a questo grande fuoriclasse. Il peso del corpo portato tutto sull'articolazione, quindi credo che dai gesti che fanno anche i giocatori sul campo mi sembra che ci sia un incidente davvero abbastanza grave. Davvero un incidente grave. Tra l'altro Lippi ha fatto tutte le sostituzioni a sua disposizione, quindi davvero si prospetta una partita interamente in salita per l'Inter. Quando naturalmente certo il problema maggiore è quello di l'aspetto che credo che in questo momento preoccupi di più a tutta la società è che un recupero di un giocatore così importante è rinviato chissà per quanto tempo. Io mi auguro che non sia un incidente grave, ma la dinamica e soprattutto i volti e le espressioni e dei compagni degli avversari lì vicino non inducono all'ottimismo. Soprattutto il viso di Panucci proprio poco fa ci faceva capire che si tratta probabilmente di qualcosa di... Sì, vediamo grave. Proprio un movimento assolutamente anomalo dell'articolazione del ginocchio sinistro, il peso del corpo tutto a gravare sulla rotula e sui legamenti. Evidentemente forse Ronaldo, non so se qui si può azzardare questa ipotesi, non era poi così pronto a tornare in campo. È difficile sempre valutare le condizioni, ma certo chiaramente adesso si solleverà qualche polemica su questo episodio. Sì, addirittura è stato il ginocchio il destro, quindi è stato quello che ha subito il maggior sovraccarico. Il sinistro ha fatto un movimento innaturale, ma il peso del corpo che è andato tutto sul destro. Certo, dal volto di Ronaldo e dal dolore che prova evidentemente si tratta di un problema abbastanza serio e questo è sicuramente un fatto grave un po' per il calcio